Allora, io mi chiamo Stefano Tupone, sono dirigente sindacale dell'ANIF, come ho detto prima, e oggi tratteremo l'argomento neoimmessi in ruolo per quanto riguarda l'anno 2021. Allora, iniziamo un attimo con la normativa. La normativa, per favore, i microfoni. Chiudete i microfoni. Devo ritornare dietro e devo vedere chi è che ha acceso il microfono. Allora, la normativa è il decreto ministeriale dell'850 del 2015. Il 2015 è l'articolo 5, commi 2 e 3, ed è questo che diciamo praticamente gestisce la normativa per i neo immessi in ruolo, cioè tutto ciò che bisogna fare per quando poi si viene immessi in ruolo dopo, ahimè, tanti anni, alcuni, e ringraziando Dio qualcuno dopo pochi anni. La nota ministeriale di quest'anno, alla quale noi dobbiamo fare sempre capo, è quella del 21 settembre 2020, che è il periodo appunto di prova e formazione per i docenti neoimmessi in ruolo. Cosa significa? Che il Ministero non ha fatto altro che apportare giusto qualche modifica a questo 850 del 2015, e quindi si è rifatto, in poche parole, per dirvi che cosa è cambiato. Non è che è cambiato molto, ma ovviamente ci troviamo in una situazione di Covid dove la DD, la DAD, quindi la didattica digitale ormai la fa da padrona, ha chiesto ai dirigenti delle scuole di prestare attenzione a coloro che dovevano appunto fare il percorso di formazione, che usassero soprattutto questa modalità, quindi di didattica a distanza, e che fossero preparati nell'utilizzare questa didattica a distanza. Quindi diciamo che non è che è cambiato molto. Poi sono iniziate le nostre, e parlo qui per la Campania, non so se c'è qualcun altro che di qualche altra regione. Ci sono state le note dei vari uffici regionali scolastici, come la Campania, quella del 39, dove si ribadivano di nuovo queste istruzioni ministeriali, ma poi vedremo con un vademecum, cioè che cosa effettivamente si doveva fare per iniziare il percorso di prova. In più c'è stato l'11 novembre, quindi una data quasi recente, questa nota dell'USR Campania, dove veniva dove veniva detto appunto come i docenti dovevano iscriversi ai famosi laboratori formativi. Allora, l'oggetto, l'anno di formazione, ovviamente andiamo adesso nel dettaglio. L'anno di formazione dei docenti, che cosa prevede? È un percorso che abbiamo detto che prevede ovviamente degli incontri di accoglienza, cioè il docente cosa deve fare? Deve essere accolto nella scuola dove si trova, per poi dopo scegliere questa fase di laboratori formativi che abbiamo visto con la normativa vigente dell'USR Campania. Nel nostro caso sono le 20, venivano scelte le 24, le 28 scuole polo, e poi ovviamente si dovevano fare degli incontri laboratoriali formativi ovviamente online, quindi fare una calendarizzazione e rispettarla. E quindi a cosa si voleva arrivare? Praticamente a consolidare, cioè far sì che i docenti neoassunti fossero parte integrante del sistema scolastico. Allora, un'altra nota importante, questa qua, non so se qualcuno di voi fa parte, ne rientra, ma è la ripetizione dell'anno di formazione di prova. Può esserci stato un impedimento, qualcuno può avere avuto un impedimento magari durante l'anno precedente, nel quale faceva l'anno di prova per svariati motivi, e la legge prevede, sempre la 107 del 2015, stabilisce che magari se
si è avuto un esito negativo, cosa alle volte uno sembra difficile che si possa avere un esito negativo, ma credetemi, in alcuni casi, alcune situazioni c'è stato questo esito negativo e quindi il docente nel messo in ruolo ha dovuto ripetere il periodo di formazione. Ovviamente, attenzione, l'anno, il secondo anno di prova è l'ultimo, non è che lo possiamo fare per varie volte. Ovviamente, sempre col decreto dell'850 del 2015, si prevede proprio esclusivamente, come dice obbligatoriamente, disposta una verifica affidata a un dirigente tecnico per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione all'idoneità del docente. Cosa significa in poche parole? Significa che il dirigente deve assolutamente valutare l'idoneità del docente. Per idoneità che significa? Significa che il docente deve saper non solo operare nella scuola, ma deve conoscere anche le leggi che regolano la scuola. Attenzione, quindi non solo devo saper insegnare, quindi trasferire i contenuti, ma devo anche sapere come ci si comporta nel mondo scolastico, quali sono i vari organi, eccetera. Cosa approfondiremo in seguito? Lo status giuridico del docente. Ne ho assunto il ruolo, lo stato giuridico del docente ammesso al terzo anno FIT. Non so se qualcuno di voi. Allora un attimo mi interrompo, non è stato fatto nessun appello, non vi preoccupate per chi fosse entrato in ritardo, stiamo cercando di registrare la nostra conversazione e non ci sono problemi, non vi preoccupate, quindi verrà a tutti quanti dato un attestato, basta richiederlo a, ripeto ancora, seminari.campania@anief.net. Allora, continuiamo. Poi parleremo della formazione dell'anno di prova, la ricostruzione di carriera e gli scatti, l'organico dell'autonomia e potenziamento, titolarità, mobilità e allora, sentite gentilmente perché non vedo che qualcuno ha problemi. Se avete problemi che non sentite, scrivetemelo in chat, grazie. Ok, perfetto. Allora, cosa succede dopo la nomina e ruolo da GAE GM 2016, GMRE e tutte queste diciamo, queste graduatorie? Che ormai stanno per terminare, ringraziando Dio. Il personale docente della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova. Cosa significa? Che voi praticamente il primo anno voi siete in prova. Cioè non è che siete ancora assunti, o meglio, non avete quello status di docente assunto, bensì, quindi che entra a far parte del mondo della scuola, bensì siete ancora in prova. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. Si è ammessi a un anno di formazione valido come periodo di prova e tengo a sottolineare come periodo di prova. Ovviamente tutto il periodo di prova è regolamentato, quindi ci sono le assenze, la progressione, l'anzianità, eccetera, eccetera. Ora, cosa accade ai docenti che ripetono, come abbiamo detto prima, svolgono l'anno di prova dopo l'ammissione al terzo anno FIT? Trattiamola anche questa situazione perché è importante. Voi sapete che il terzo anno di prova è valido, cioè l'anno di docente FIT o ex FIT praticamente viene assegnata una cattedra vera e propria, quindi per cui si trovano a dover gestire una situazione dal vivo dell'appunto di un è come se fossero già dei docenti, quindi operano già in modo attivo. Il personale docente ex FIT è individuato per svolgere, come ho detto, una supplenza annuale su posto vacante. Quindi è come se avesse partecipato alle nomine di supplenza praticamente. Voi sapete che il docente fitto ovviamente deve fare la ricercazione, no?
quindi è anche una modalità diversa, che poi vedremo che è diversa dall'anno di prova rispetto a coloro che entrano in ruolo. Durante l'anno di supplenza, al personale, stiamo parlando del FIT, al personale docente viene riservato il trattamento previsto per i contratti a tempo determinato. Come vedete, praticamente non è altro che una supplenza a tempo determinato, tant'è vero che va sul posto vacante e disponibile. Cosa succede dopo l'immissione in ruolo invece delle GMR primo e secondo grado infanzia primaria dei docenti già in ruolo? Cosa accade? La primaria infanzia già in ruolo decadono dal precedente ruolo per assumere il nuovo. Quindi che succede? Se io prima mi trovavo in un ruolo, non farò altro che cambiare, avere un passaggio, praticamente assumo il nuovo. I docenti, attenzione però, i docenti di primo e secondo grado già in ruolo su classe diversa che ripetono l'anno FIT mantengono il ruolo precedente. Ovviamente hanno immaginato che è come se fosse un'aspettativa, quindi è il contratto nazionale. Quindi non fanno altro che è come se avessero preso un'aspettativa e quindi praticamente svolgono il ruolo su una classe di. Gentilmente sento il rivedere. Se chiudete i microfoni, grazie. Allora, cosa succede nelle altre graduatorie? Sento il rivedere. Per favore, chiudete i microfoni. Ok. Allora, cosa succede? Il docente immesso in ruolo da GAE è depennato ovviamente da tutte le classi di concorso, perché prende il ruolo ovviamente per la GAE. Per quanto riguarda, ecco la differenza dalle graduatorie del 2016, permanente fino alla loro scadenza, ma non può essere assunto per lo stesso ruolo nella provincia di immissione della GAE. È questa la differenza. Nelle GMR, quindi le regionali, cosa succede? Permane in tutte le classi di concorso, mentre nelle GI, quindi graduatorie di istituto, permane in tutte le classi di concorso, tranne quella di ruolo, ma mi sembra ovvio perché l'ha preso il ruolo. Il docente invece, scusate, no? Il docente immesso in ruolo dalla graduatoria, dalla GMR 2016, nelle GAE viene depennato da tutte le classi di concorso. Mentre nelle GM 2016 permane in GM di altre classi di concorso, ovviamente fino alla scadenza della graduatoria, nelle GMR permane in tutte le classi di concorso, mentre nelle GI permane, quindi graduatoria di istituto, permane in tutte le classi di concorso, tranne quella di ruolo, quindi vale lo stesso. Invece vediamo un attimo. Lo so che questa cosa può sembrare noiosa per chi magari non è in una di queste classi, però io devo dirlo perché magari c'è qualcuno che si trova in queste situazioni ed è bene saperlo. Cosa accade invece in altre graduatorie? Docente di primo e secondo grado immesso in ruolo o ammesso al FIT da GMR. Per quanto riguarda la GAE, è depennato da tutte le classi di concorso, anche nella GM 2016 è depennato da tutte le classi di concorso. Avviene questo anche per le GMR del 2018 e nelle GI, quindi depennato ovunque. Docenti dell'infanzia primaria immessi in ruolo da GMR. Nella GAE è depennato da tutte le classi di concorso. Nella GM 2016 permane, quindi rimane in tutte le classi di concorso. GMR 2018 è depennato da tutte le classi di concorso. Nelle GI è depennato da tutte le classi di concorso. E questa ovviamente è la disparità, una delle tante disparità che ANIEF ha riscontrato. E come è evidente, noi appunto abbiamo avviato vari contenziosi proprio perché è una disparità e dove c'è una disparità ANIEF cerca di colmarla. Allora, le normative di riferimento qua già ne abbiamo parlato, sono attualmente ancora rimangono quella dell'850-2015, decreto ministeriale che regola tutta la normativa dei neoimmessi in ruolo e le note del MIUR che, attenzione, ogni anno
ogni anno sono diverse, però come abbiamo visto per quanto riguarda quest'anno, diciamo che i principi sono sempre gli stessi, diciamo che sono i laboratori, sono la parte innovativa di questi percorsi formativi. Per gli ammessi invece all'ExFit da GMR primo grado nel 2018-2019, che ripetono l'anno di prova, c'è un decreto ministeriale, che è questo qua, 984-2017, e le varie note del MIUR, ma come avete visto sono quelle casistiche che abbiamo trattato prima. Allora, periodo di prova, attenzione, questo vale per tutti. Il periodo di prova ovviamente prevede un tempo di almeno 180 giorni, dei quali 120 sono di attività didattiche. Cosa significa? Di partecipazione effettiva alla vita scolastica didattica, cioè di insegnamento. Tutti e due i periodi sono ridotti sulla base dell'orario della cattedra. Quindi, ovviamente, questo è importante per chi può avere un part-time, che un part-time di 9 ore su 18 avrà un periodo pari a 90 giorni, ma mi sembra ovvio perché viene dimezzato in base alla partecipazione, di cui 60 saranno per le attività didattiche. Attenzione, questo è importante, molto spesso quando noi quando si fa il periodo di prova abbiamo sempre un problema, cioè comprendere che cosa viene computato nel periodo di prova e cosa non viene, tra virgolette, computato. Cioè, vi spiego meglio. I giorni di ferie, di assenza per malattia, compreso l'infortunio, attenzione, e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative, ovviamente sempre se non ci sia una legge che non preveda dei casi particolari, e le vacanze estive, sono ovviamente conteggiati. Il periodo di congedo, di maternità, quindi non vengono, in questo caso, vengono tolti, cioè vanno fuori i 180 giorni considerati. Altri periodi quali? Il congedo di maternità, interdizione da lavoro, ovviamente non avviene nel primo mese, di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, ovviamente pure questi qua non verranno considerati. I permessi retribuiti e non retribuiti, congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, lutto e anche legge 104. Cosa ci vuol far capire questo? Che praticamente nei giorni quelli là considerati di prova ci sono i giorni effettivi di lezione. Perché parliamoci chiaro, perché viene fatto questo periodo di prova? Proprio per far sì che il docente possa vivere appieno la scuola. Ovviamente, se inizia a fare malattie, se fa il problema è questo: è che certo, se uno è per una questione seria, va bene, ma se inizia a fare varie malattie durante il periodo di prova, capite che il periodo di prova non è più di prova, ma diventa solo un qualcosa che si è svolto per pochi giorni. I giorni effettivi di lezione, quindi i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività didattica. Quali possono essere? Ovviamente quelle valutative, quando quindi andiamo a fare un consiglio di classe, anche quando andiamo a fare un collegio docenti. Cosa succede? Se non si raggiungono i 180 giorni di servizio o 120 di lezione, per gli immessi in ruolo da GAE, GM del 2016, da GAE GM 2016, GMR infanzia, primaria, primo grado, eccetera, eccetera, quindi tutti i gradi, l'anno di prova può essere rimandato all'anno successivo, come abbiamo detto prima parlando all'inizio, qualunque sia il motivo del mancato raggiungimento dei giorni di servizio necessario. Che significa? Significa che io ho avuto un impedimento, mo. Qualsiasi sia stato l'impedimento che mi ha dato, non mi ha fatto ottemperare alla legge, quindi a completare il mio anno di prova, io lo posso rimandare e chiedo appunto di essere rimandato l'anno successivo. Quindi non accade nulla, vogliamo dire. Ovviamente si perde solo del tempo. Invece per gli ammessi
all'ex vita da GMR primo e secondo grado che ripeto l'anno, le uniche deroghe ammesse riguardano esclusivamente le tutele di maternità, paternità o gravi malattie. Vi ricordate che abbiamo detto che praticamente andavano sul posto vacante, quindi avevano a tutti gli effetti un contratto TD, quindi come se fosse stata una supplenza a tempo determinato. Quindi ci sono delle tutele per quanto riguarda la maternità, la paternità o gravi malattie, come stavo dicendo prima. Allora, i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo devono rifare l'anno di prova e formazione, abbiamo detto, ai sensi del, come prevede già dal 2015, il decreto ministeriale dell'850. Se non sbaglio, prima c'era una collega, non ho sentito che era sul sostegno. I docenti che hanno ottenuto il trasferimento da sostegno a posto comune nello stesso grado di scuola non devono rifare l'anno di prova, perché è evidente che praticamente già hanno ottemperato, diciamo, già hanno partecipato alla vita scolastica, no? I docenti invece ne assunti in ruolo che accettano una supplenza ai sensi dell'articolo 36 che abbiamo visto 2007, necessariamente però su altra classe di concorso non possono fare l'anno di prova e formazione. La supplenza sul posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova. Quindi se sto sul posto di sostegno è valida ai fini dell'anno di prova anche sul posto comune e viceversa, quello che abbiamo detto prima, nel medesimo ordine di scuola e grado, quindi devono essere sia lo stesso ordine e grado di scuola. I docenti infanzia primaria assunti da GMR che hanno già svolto e superato l'anno di prova dopo l'assunzione da GAI o da GAE non devono rifare l'anno di prova e di formazione. Ora, Posso vediamo un fare una attimo. domanda? Sì, dimmi. Un attimo Scusami, solo, allora. vedo se riesco a trovare. Allora, chi è che parla? Ecco. Nessuno, non riesco ad attivare la telecamera perché mi dice che non. Ah, forse ci sono riuscita. Ok, Salve, vedo. buonasera. Allora, scusami, io so che devo rifare l'anno di prova, ma sono stata assunta con anno di prova su una scuola secondaria di primo grado 2 anni fa e ho fatto il mio anno di prova sulla secondaria di primo grado, sempre da concorso 2016. Quest'anno, anche se retroattivo giuridicamente di un anno, perché su quota 100, sono stata immessa in ruolo sempre da graduatoria 2016 su un'altra classe di concorso, secondaria di secondo grado, perché ho vinto 2 concorsi. Devo comunque rifare l'anno di prova. Sì. Sì, effettivamente sì. E vado a rifare le stesse cose nella stessa scuola. Guarda, allora, sai che cos'è? Allora, il problema è questo, che è contorta la situazione. Perché? Perché in alcuni casi non lo prevede, in alcuni casi lo prevede. Il problema, uno dice, è vero, io rifaccio sempre le stesse cose, ma paradossalmente, immaginiamo una docente che già per 10 anni, ok, ha insegnato e entra in ruolo, dice, ma scusa, io non ho capito, devo far rivedere che faccio le stesse cose che facevo, che ho già assimilato da 10 anni. Purtroppo sì, ovviamente a te toccheranno le cose dei laboratori, delle cose. Sì, Capisco no, benissimo, è no, no, ma io hai soltanto la ragione. parte dei laboratori per la stessa scuola Polo. Io sono campana e quindi ho scelto una scuola Polo campana in provincia di Napoli. Ma farò sempre lo stesso, cioè lo stesso Il prodotto. problema è quello, lo so, ma sai che cos'è? Purtroppo la legge questa è, non è che Vabbè. è paradossale anche che si debba fare l'anno di prova per molte persone che lavorano già da tanti anni, A parte capite dov'è? lavorare da tanti anni, due Ma capite concorsi l'inghippo dov'è? No, d'abilitazione, 2 anni di prova, va bene. ma ti Come? dico, allora adesso parliamo anche del tutor. Immaginatevi che spesso e volentieri è accaduto che chi veniva, poi svolgeva l'anno di prova, aveva un tutor che magari aveva sì e no un anno di esperienza, 2 anni, quindi Ho è fatto tutto. l'anno dopo il mio anno di prova da tutor.
una Quindi, neoimmessa. appunto, qui non sto dicendo, ragazzi, la situazione mi Mi dispiace, trovo vedi? 3 anni di seguito a fare in tutte e due le Ma vesti perciò, sempre la stessa quindi, cosa. comunque, allora, gentilmente, per Scusami, qualsiasi ma domanda. soltanto per sapere se c'era No, qualche allora, speranza. ascoltate, siccome mi può sfuggire ovviamente qualcosa, perché ne siete in tanti e anche la chat magari diventa difficile, per qualsiasi domanda dopo il nostro incontro, se volete scrivere, magari prendete nota su napoli2@anief.net e magari vi rispondiamo in modo più approfondito, perché magari io capisco questo, cioè anche se sono 2 ore, ma è sempre poco il tempo per poter parlare di queste cose. Grazie, Magari scusami. ognuno di voi ha un caso particolare. Allora, se volete magari mandarci un'email e scrivete riguardo corso formazione neoimmessi in ruolo, così noi sappiamo che siete delle persone che chiedono, dei docenti che chiedono che hanno determinate problematiche, in modo da poterle trattare più approfonditamente tramite un'email, perché sennò adesso se mi fermo ogni 2 secondi diventa un po' dura. Va bene, io riprendo. Allora, riprendiamo. Allora, l'indirizzo è napoli2@anief.net. Allora, torniamo. I docenti neoimmessi in ruolo inizieranno la loro formazione sin dalla presa di servizio. È importante quando si entra a scuola, quindi vi hanno fatto di sicuro firmare un documento che era la famosa presa di servizio, dove verranno praticamente sotto la guida di un tutor. Dovranno dire i punti di forza e debolezza al fine di stilare, dovranno fare un primo bilancio delle competenze. Poi vedremo anche questo bilancio, famoso bilancio delle competenze, perché non è altro che una specie di primo approccio per poter conoscere da parte del tutor e anche dell'istituzione con chi hanno, diciamo, chi è il docente che va a fare quest'anno di formazione. Tutti devono aver assegnato un tutor. È preferibile, ma non indispensabile, anche se ultimamente si chiede che il tutor appartenga alla stessa classe di concorso, area disciplinare del neoassunto. Magari in una nota che ho letto poco tempo fa, se la Regione Campania chiedeva appunto che i tutor fossero inerenti alla stessa classe di concorso, quantomeno all'area disciplinare. Il tutor dopo qualche mese non può più svolgere il compito. Allora, se il tutor non può svolgere il compito, ovviamente viene sostituito. Non è che ci sono tante. Allora, se a causa, diceva un collega, se a causa di un impedimento qualsiasi, il tutor scelto dopo qualche mese non può più svolgere il compito, si può cambiare, ma certo che si può cambiare. Ricordatevi, il problema è solo che voi non potete, voi, o meglio, il docente neoimmesso in ruolo è quello che non può cambiare, cioè non può decidere di ripetere l'anno se non magari qualcuno non se la sentiva, qualcuno ha avuto impedimenti, come abbiamo detto, di qualsiasi natura, può chiedere al dirigente, chiede di non effettuare l'anno in prova oppure di interromperlo e di riprenderlo una volta successiva. Il tutor può benissimo dare le dimissioni da tutor, oppure può dire che non se la sente, non può fare quello che vuole. Assolutamente dovete pensare che la parte principale è il soggetto in formazione, cioè il docente neoassunto in ruolo. Andiamo avanti. Chi deve svolgere il periodo di formazione? L'abbiamo detto. I neoassunti da GAE, GM 2016, GMR, infanzia, primaria, primo e secondo grado al primo anno di servizio a tempo indeterminato, ovviamente, coloro che non hanno svolto, completato il periodo di prova, abbiamo detto negli anni precedenti, perché per degli impedimenti, coloro che non hanno ottenuto la conferma in ruolo, cioè che significa? Quelli che abbiamo detto ai quali magari l'anno di prova pare assurdo, però alle volte, ripeto, l'anno di prova non è stato superato. Qualche dirigente, o meglio, comitato di valutazione,
non ha dato il nulla osta e quindi non ha dato l'anno di prova, non ha concesso una buona valutazione sul soggetto che era in formazione, per cui deve ripetere l'anno di prova. Coloro che hanno ottenuto il passaggio in ruolo per mobilità, ovviamente qua dal 2020-2021. Allora, gli ammessi ex terzo anno FIT, GMRE, primo, secondo grado che ripetono l'anno di prova, periodo di formazione, chi deve svolgere? Ovvero i docenti assunti con contratto tempo determinato ex FIT nell'anno scolastico 2018-2019, per i quali sia stato prorogato il periodo di prova. Allora, poi ne parliamo dopo, un attimo solo. Docenti assunti con contratto tempo determinato ex FIT nell'anno scolastico 2018-2019 che non hanno superato il periodo di prova, entrambe le categorie dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto per i percorsi FIT. Quindi loro dovranno fare ricerca azione, eccetera, eccetera, tutte quelle cose che sono inerenti riguardo a questa nota del MIUR. Allora, chi non deve svolgerlo? Allora, un attimo solo, rispondo velocemente alla domanda che mi è stata fatta. Allora, diceva Ornella, diceva: ma le assenze per isolamento fiduciario della classe o quarantena si conteggiano per i 180 giorni? Allora, il problema abbiamo detto che riguarda il periodo di malattia. Abbiamo detto, se io faccio delle malattie mie dovute a un problema mio che vado a creare mio, non se mi mettono in malattia. Attenzione. Se mi mettono in malattia, sì, buonasera, buonasera. Allora, se mi mettono in malattia, ovviamente io sono costretto a stare da casa. Voi sapete che adesso, tramite la DD, noi possiamo svolgere il nostro ruolo da casa. Quindi, se mi mettono, se come ha detto lei, l'assenza per isolamento fiduciario della classe o quarantena, si conteggiano i 180 giorni, non vanno a essere conteggiati, perché noi sappiamo bene che se il docente, nel nuovo contratto della DD, è chiaro, dice che se il docente è in isolamento fiduciario, o perché la classe è in isolamento fiduciario, oppure perché il docente stesso è in isolamento fiduciario, a meno che non stia male, per cui non può assolutamente alzarsi da un letto, oppure non può parlare, ha dei problemi, il docente deve assolutamente fare la didattica digitale. Quindi non ci sono più problemi, quindi viene bypassato questo fatto dell'isolamento, perché noi attiviamo un'altra modalità di presenza a scuola, che è quella della didattica digitale. Allora, andiamo avanti. Adesso Grazie vediamo, mille. prego, adesso vediamo chi non deve svolgerlo. Docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo. Mi pare ovvio questo. I docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, perché se già l'ho svolto, ovviamente già mi ritroverò, ho già svolto, quindi già avrò superato l'anno. Docenti già in, attenzione, svolgere non significa superare, attenzione, questo è importante, perché come lo diremo dopo, lo vedremo, superare è, si supera quando il comitato di valutazione ci dà l'ok. Allora, oppure docenti già immessi in ruolo con riserva, docenti già immessi in ruolo con riserva che abbiano superato l'anno di prova e siano nuovamente assunti da concorso straordinario 2018 infanzia e primaria per il medesimo posto, perché sono persone che già hanno ottemperato all'anno di prova. Docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno, l'abbiamo visto, e viceversa, nello stesso ordine e grado. Docenti già titolari su posto comune o di sostegno, destinatari di nuova assunzione in ruolo da altra procedura concorsuale,
supposto comune sostegno dello stesso ordine e grado. Cosa, in poche parole, che cosa ci vuole far capire? Che se io già ho temperato sempre per lo stesso ordine e grado, posto comune e posto di sostegno, non è che vado a cambiare altra procedura processuale e cambio altra classe di concorso. No, non rimane sempre lo stesso, però io praticamente non devo più ottemperare a questo benedetto anno di prova. Ora, ne ho assunti da GAE, GM 2016, GMRE, infanzia primaria, primo e secondo grado. I docenti nominati in prova devono affrontare un percorso di formazione che prevede 50 ore complessive in presenza a distanze così suddivise. Veniamo adesso effettivamente che cosa bisogna fare. Si devono fare degli incontri provvedici e di restituzione, laboratori didattici 12 ore in totale, attività di osservazione in classe peer-to-peer di 12 ore, formazione online su piattaforma Indire, 20 ore forfettarie. Allora, Scusami, la domanda che devo fare. prego. Per l'ultimo punto, no? Io già l'avevo letto questo fatto di 20 ore sulla piattaforma Indire, ma come facciamo a calcolare noi? Non c'è un timer, non c'è, cioè voglio dire, anche quando Leggi abbiamo qua. compilato. Guarda, leggi qua, aspetta, ti faccio leggere Ah, qua. sì. 20 ore forfettarie. Allora, Sì. adesso io C'è tolgo un scritto attimo di questo. novembre-dicembre. Allora, voi dovete pensare un attimo, dovete capire come l'Indire a che cosa serve. Allora, dovete pensare che purtroppo queste cose che vengono fatte ovviamente vengono fatte per poter dare quanto più materiale possibile al docente, va bene, per poter ottemperare a completare questa benedetta formazione. L'Indire non è altro che un calderone di tutte queste cose. L'Indire però ti fornisce una serie di strumentazioni. Io adesso perciò voglio un attimo stopparmi con queste slide e vediamo un attimo se riesco un secondo a... Voglio un attimo fermarmi, un attimo chiudiamo un attimo questa situazione, dopo andiamo a vedere sia sul sito, cioè sulle cose che dice Indire, così capiamo un attimo magari dei passaggi. Finiamo un attimo questa situazione qua, così capiamo un attimo anche, approfondiamo meglio questa situazione. Allora, prima di tutto dobbiamo dire il periodo di formazione, cosa c'è da sapere? Flessibilità oraria, anche qui, vedi, ci sta una flessibilità oraria per lo svolgimento dei laboratori formativi. Scusate, Abbiamo mi visto vari sentite? moduli. Scusa? Mi sentite? Chiedo Sì, scusa. sento. No, Sì. volevo chiedere soltanto, ma io sono, mi chiamo Carmine Del Pozzo. Leggo, leggo. C'è anche il gruppo di Santa Caterina Mendola di Salerno? Non lo so. Non so se ci sono, non sento nessuno. Io mi chiamo Cinzia Mazzaro e sono del Santa Caterina Mendola, cioè faccio la formazione a quella scuola Ah, qua. quindi ho capito. Quindi no, perché io dovevo accedere all'aula 7 e ho fatto tutta la procedura, però diciamo fino adesso nessuno mi sentiva, nessuno mi ascoltava. Io parlavo e nessuno riusciva a sentirmi. Laura Ma Sette, ascolta, questa è un'altra cosa però, eh? Questa è ma mi un'altra sono cosa. entrati Questo in un è un... negozio. Non lo so. No, io sono un cioè, io ho avuto il passaggio di ruolo dalla scuola media inferiore a quella superiore, alla scuola di secondo grado. Quindi, com'è? Un'altra cosa. È un'altra cosa questa. No, Questo è un seminario del no. sindacato. Io ho messo il È ruolo. Ah, l'ANIF. forse. Ok, Io allora non lo so secondo come. me ho capito, forse c'era una concomitanza con questo mio seminario, con quello là della... Ho capito, Forse sì, la quello della piattaforma. scuola. No, Povera. e allora non è questo qua, il link non è questo qua.
Com'è possibile? Io ho digitato sul link del Santa Caterina Mendola di Salerno e mi sono collegato con voi, cioè è Non lo incredibile. so, io questo ho come link. No, perché adesso che succede? Che io al primo incontro, in questo momento, Io ho risulterei capito, no, assente no, a hai capito. Salerno. Quindi, meno male che, diciamo, voi Hai siete fatto bene testimoni anche a che è dirlo. successo. Appunto, perché non vorrei prendermi questa assenza, diciamo, il No, primo io giorno. purtroppo, guarda, più di dirlo ai, come si dice, a chi gestisce la piattaforma, non so che dirti. Sì, soprattutto a chi è responsabile Santa Caterina Mendola di Salerno. No, no, lui non può Ascoltami, fare scusa. niente. Oh. Come? Scusami, sono Mazzaro, Cinzia, e ti volevo dire che qui siamo su GoToMeeting, no? Invece lì al Santa Caterina per collegarti ti devi collegare con Teams, che è un'altra piattaforma, un'altra app. Hai Sì, capito? sì, Quindi però comunque hai sbagliato completamente piattaforma. no, io ho digitato anche qui e non mi risulta nulla, cioè non mi fa accedere. E adesso prova a rifare il tutto, perché questa è un'altra cosa, perché Ok, per pure va informazione, bene, ti prendi chiedo scusa, l'assenza. però purtroppo No, per sono te, non per inconvenienti te. tecnici, No, ci sono sta, ci sta. inconvenienti che potevano capitare a chiunque. Certo. Scusate. Ok. Arrivederci. Miglioriamo questo, ok, Ciao, ciao. 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 Allora, chiariamo un attimo, finiamo un attimo questa. E qui ci sono le tematiche laboratori formativi. Didattica innovativa, uso delle nuove tecnologie, educazione alla sostenibilità, integrazione e inclusione. Questi laboratori formativi, ovviamente, dove vanno, co di cosa trattano? Trattano di tematiche odierne, perché è normale che il docente debba conoscere, tutto ciò che, fa parte del mondo della scuola. E soprattutto anche le tematiche che vengono trattate nella scuola. Perché l'educazione, per dire, alla sostenibilità, come è scritto qua, ha un carattere prioritario per la sua valenza trasversale. Alcuni, la gran parte, sono di valenza trasversale, cioè abbracciano più ambiti. Allora, per quanto riguarda invece, e poi ritorniamo indietro, vi voglio far vedere altre cose e teniamo in considerazione altre cose. Per quanto riguarda gli ammessi ex terzo anno FIT da GMR primo e secondo grado, che ripetono l'anno di prova percorso annuale, abbiamo detto che il percorso FIT, ormai ex perché avevo detto erano i famosi 3 anni, assolvono, il percorso annuale assolvono alle finalità di verificare le competenze professionali del docente osservate nell'azione didattica in classe, nelle attività ad esse preordinate e strumentali. Cioè, che significa? Devono fare praticamente realizzare un progetto di ricerca azione, la famosa ricerca azione che ormai dagli anni 2000, diciamo, si parla sempre di ricerca azione, quindi non solo l'azione che favorisce la ricerca e la ricerca che favorisce l'azione. Quindi delle verifiche in itinere, cioè continuamente, per vedere ciò che sto perpetrando a livello di la mia azione docente, mi dà ovviamente a cosa sta portando. E poi le predisposizioni di un portafoglio professionale e una valutazione finale. Ora, adesso vediamo un attimo, facciamo. No, non c'è bisogno dell'iscrizione. No, va bene senza l'iscrizione pure. Adesso voglio cercare di mettervi invece, farvi vedere un attimo se riusciamo a riuscire. Formazione e prova per i docenti neoassunti. Perché abbiamo parlato prima, ha detto la collega, ma è una piattaforma, ovviamente è una piattaforma che è stata creata per aiutare. Per avere un passaggio ben definito con dei punti fermi, per questo è stata creata l'INDIRE. Certo, capite che è anche una situazione abbastanza difficile da comprendere, visto che
Io devo fare comunque già delle relazioni, già devo fare delle cose, in più ci sono anche delle piattaforme, però sapete benissimo che ci troviamo nel mondo dell'online. Oggi usufruiamo tutti quanti di contenuti online, per cui il MIUR ha dato l'opportunità di poter avere una maggiore fruibilità diciamo di queste vasche contenitrici di sapere, quindi un lavoro fatto dalle persone, da nostri colleghi che praticamente danno l'opportunità di poter avere più materiale. Andiamo velocemente a vedere, giusto per farvi vedere, bilancio iniziale. Se volete, c'è anche un esempio di bilancio iniziale di come è fatto. Informare su quali siano le vere competenze della ricerca in ambito educativo a livello internazionale. Cioè, che significa? Tutto questo bilancio iniziale mi deve far capire dove io effettivamente sono più preparato, sono preparato, diciamo, per certi versi, non completamente, cioè non ho una preparazione, voglio dire, una preparazione globale, una preparazione che mi permette di poter dare su quale argomento, una preparazione mi permette di poter insegnare. E quale poi una riflessione praticamente del processo di autovalutazione. Perché ultimamente si parla moltissimo dell'autovalutazione. Cioè il docente non deve più essere valutato, quindi non deve avere più un capo che ti valuta, quindi il dirigente, ma bensì il docente deve autovalutarsi. Come lo fa? Come si autovaluta? Beh, come abbiamo visto prima con le famose verifiche in itinere che prevedevano anche il percorso fitto con ricercazione. Ora, la redazione del bilancio iniziale non serve altro che praticamente far capire quali sono i miei punti di forza e le mie debolezze. Questo perché? Perché proprio per cercare di creare poi attraverso il tutor e il dirigente scolastico un percorso più adatto alla mia formazione. I dirigenti scolastici con i docenti in formazione e il tutor fanno un patto formativo. Questo patto formativo non è altro che un modello che l'istituto scolastico prevede, nel quale vengono un pochettino specificati tutti i passi idonei per poter completare l'anno di prova. Andando avanti, vedete, c'è un'elaborazione accurata, autovalutazione, predisporre una documentazione didattica e chiara, conoscere le professionalità del docente, agevolare la preparazione alla fase istruttoria, sono tutte quante delle attività che poi, qual è il fulcro fondamentale? Il fulcro principale è quello del processo di autovalutazione. Il docente attuale deve saper autovalutarsi. Cioè, che significa? Io devo sapere se la mia azione di insegnamento sta andando verso una direzione che io avevo già predisposto, mi ero già preconfigurato, oppure può andare, sta andando a un'altra parte, quindi io modifico, ma questo sta anche nel momento in cui il docente deve relazionarsi con gli alunni, quindi con la classe, le metodologie dell'insegnamento. La mia metodologia, quelle che conosco quantomeno, stanno andando verso, mi porteranno a questo risultato sperato? No? Bene, cambio. Questo significa autovalutarsi. E per questo lo deve fare solo il soggetto, cioè il docente. Per ciascun ambito, e questo ovviamente ecco qua quello che dicevamo, ciascun ambito ti chiediamo, qui si chiede nel MINDIRE, di selezionare fino a un massimo di 3 descrittori di componenti ed effettuare un elaborato massimo di 3.000 battute spazio inclusi. Che cosa sono? Uno, le competenze, come abbiamo detto prima, non possedute, quindi quelle che sono importanti che io vorrei acquisire. Le competenze note, quelle che io le conosco sì, però non sono tanto padrone, e poi quelle là invece che noi abbiamo, quindi che ci permettono
di poterci definire degli esperti, no? Quindi un esperto in materia. Quindi ovviamente ognuno di questi punti deve essere approfondito. La Scusa, tempistica. massimo tre descrittori e minimo? Massimo tre descrittori, invece il numero Allora, minimo di sai che cos'è descrittori? che non va in secondo me le 3.000 battute le raggiungi subito, non è che il problema è partire, capire, perché poi si raggiunge subito, perché basta anche se tu fai una ricerca in internet, no? In base a quello che tu vuoi ovviamente descrivere, capisci che le 3.000 battute forse le superi pure, quindi non è il problema è essere davvero, come si dice, essere inerenti, cioè attenersi veramente alle proprie esigenze, perché, e descrivere veramente ciò che si possiede e ciò che non si possiede come competenze, perché questo poi ti porta in futuro poi ad avere, guardate che l'anno di prova paradossalmente sembra un anno, alle volte non viene considerato tanto. Però se poi dopo, io parlo per esperienza mia, proprio personale, se io poi mi giro, cioè molto dire, mi ricordo al mio anno di prova e vedo adesso, effettivamente noto già dei cambiamenti sulla mia azione didattica, sulla mia, ma in qualsiasi, già vedi dei cambiamenti, e questo fatto dell'INDIRE, che prima, quando io sono diventato docente, non c'era questa piattaforma INDIRE, mi sarebbe stata utile proprio per vedere il mio cambiamento dal punto di vista professionale, perché mi porta praticamente, ecco, anche se sono quelle ore forfettarie, però compilare un bilancio iniziale ci porta poi a capire veramente dove noi dobbiamo migliorare, o quantomeno quali sono le nostre lacune, quantomeno poi se notiamo che siamo riusciti a superare delle fasi iniziali che ritenevamo essere difficili. Ci sono tanti descrittori, ovviamente non è che mi metto a parlare di tutto quanto, però come ben vedete, poi sarà compito vostro vederlo, ci sono tante di quelle cose che ci permettono davvero di poter entrare, già sentirci parte del mondo scuola in maniera però, come si dice, quasi già preparata, perché è normale che avere un vademecum è importante per tutti quanti, cioè iniziare un'attività conoscendo già e avendo già delle domande alle quali rispondere, però attenzione, sono domande precise, quindi non domande a caso, perché la domanda precisa mi porta a rispondere in maniera quantomeno precisa e poter redigere poi un documento nel quale io ho un inizio e una fine, per cui riesco a capire anche il mio percorso. Paradossalmente, gli altri anni non era così profondo, e l'anno di prova non è mai stato tanto considerato, tempo a dire. Invece adesso, avendo vari descrittori, devo dire che almeno negli anni precedenti, parlo anche dell'anno scorso, abbiamo discusso con dei colleghi. E se voi riprendete tutti i documenti l'anno prossimo, quando sarete di ruolo, vedrete che ci sono dei cambiamenti. Purtroppo, ovviamente, è inutile parlarne, stiamo vivendo un anno strano, un anno non normale, un anno che non ci permette di poter svolgere la nostra attività appieno. Perché è inutile dirvi, e questo lo è anche per me la difficoltà di stare davanti a un computer quando questi corsi, facendoli diciamo dal vivo, usiamo questo termine, in presenza, è un corso diverso, cioè riesci a parlare, riesci a capire anche le tematiche, diventa molto più interattivo. Ovviamente capite che ci troviamo in una situazione nella quale quest'anno di prova è un anno un po' falsato. Perciò il MIUR, come vi ho detto nella nota precedente, ha detto a chiare lettere, ha detto dovete assolutamente, dirigenti, dire ai vostri neo immessi in ruolo che devono saper utilizzare le tecniche della didattica digitale integrata, perché se no da là non si parte. Quindi
un docente che non sa utilizzare gli strumenti della DAD, praticamente è inutile dirvi che l'anno prova è difficile che lo possa superare. Purtroppo ci troviamo in un anno falsato, è un anno non veritiero, però un anno che deve avere un inizio e una fine. Parlo dell'anno scolastico, perché l'anno, cioè la fine di quando finirà questa situazione, ahimè, non la sappiamo ancora. Quindi dobbiamo attenerci, perciò avere, guardate, avere degli strumenti che ci permettono di poter seguire una strada precisa. Non è una cosa, diciamo che è una cosa davvero utile, perché poi ci vengono date anche di come utilizzare questi strumenti, anche dei consigli. L'impegno previsto 3 ore, vedete, per tutte queste attività, di queste attività che vi sto facendo vedere, no? Sono tutte 3 ore. Il bilancio è strutturato in 3 aree, ogni area è a sua volta vincolata in 3 ambiti. Abbiamo detti vari ambiti: competenze relative all'insegnamento, area delle competenze relative alla partecipazione alla scuola. Comunque sono tantissimi, perché altrimenti se no non riusciamo a parlare di altre cose. Quindi vi invito, d'altronde già dovreste averlo fatto. Allora, adesso passiamo un attimo vediamo un attimo, passiamo. Una cosa importante è anche questa qua dell'attività peer-to-peer. Se avete sentito Scusa, parlare, scusa, dimmi, dimmi, dimmi. sì, Bocchetti, scusami, per concludere un attimo il discorso sul bilancio delle competenze, ma il termine per la consegna di quello, insomma, che dobbiamo scrivere, che c'è scritto entro 2 mesi dalla presa di servizio, cioè, significa che già è scaduto in pratica. Allora, voi dovete sempre fare riferimento a quello che dice come si dice, il nostro USR. Allora, l'USR ovviamente prevede dei termini. Ora, ogni istituto scolastico ha fatto una circolare per i soggetti dei neo emessi ruolo, e là dovreste vedere tutte le situazioni. Allora, Infatti la mia scuola ha chiesto il bilancio iniziale delle competenze, già gliel'ho inviato in PDF. perfetto. Quindi vi ho risposto. La situazione, Ok, guardate, quindi allora domandate, questo è importante. Noi stiamo trattando ovviamente dei decreti ministeriali, circolari e tutto quanto. Però capite bene, dovete capire bene che ogni scuola, dovete chiudere il microfono per favore, dovete chiudere il microfono per favore. ok, perfetto. Allora, dovete sapere che ogni istituto ovviamente riceve dall'istituto scolastico regionale i decreti. E poi dopo vengono attuati dalle singole istituzioni scolastiche, e poi vengono quindi ne viene fatta pubblicità presso i vari componenti dell'istituto. Quindi io vi esorto sempre a rivolgervi ai vostri dirigenti scolastici, perché le scadenze, le date, alcune volte sono, ma questo vale per tutto, non vale solo per l'anno in formazione. Questo vale anche per le situazioni inerenti per qualsiasi cosa, perché ogni scuola prevede delle determinate date. Quindi è inutile dirvi che bisogna sempre cercare cioè fate fede sempre a quello che dice la scuola, perché assolutamente se no vi trovate in una situazione che diventa ingestibile. Quindi, perché se io mi voglio rifare ai decreti, ok? E poi la mia scuola magari non ha ancora protocollato, non è stata la dirigente, non ha ancora fatto una circolare, non ha fatto niente, quindi io non posso partire con niente, perché non vengo segnalato. Questo è il problema. Questo è il problema. Scusa, anche io ho dovuto consegnare tutto già 15 giorni fa il bilancio, e adesso dice che man mano che
che lavoro sulla piattaforma vuole anche il curriculum e tant'altro. Cioè, non Sibilla, vuole aspettare alla fine. Sibilla, Mi è stato mandato questa email e io ho dovuto comunque fare il bilancio iniziale. Ho quasi finito anche il curriculum perché lei vuole tutto mano a mano, non vuole tutto alla fine. Ogni scuola fa da sé, quindi io mi sono dovuta ma è, attenere. Senta, ma è, allora allora il vi faccio vedere proprio secondo da anno, scusami, venire proprio. è il secondo anno di ruolo perché l'ho fatto a Firenze e tutto questo non l'ho fatto, cioè alla fine ha voluto tutto la dirigente nel 2014 che era in via sperimentale, quindi non era ancora il primo anno che si svolgesse sulla piattaforma, ma Senta, sto chiedo trovando più scusa. difficoltà qui che lì, sinceramente, non so il perché. Prego. Chiedo scusa. Prego. Prego, Sente, volevo fare una domanda veloce, chiedo scusa. Volevo sapere le slide che lei ha mandato, dopo si possono rivedere oppure perché sì, altrimenti avrei no, una capisco. Sì, vediamo un attimo di cercare. Allora, fatene sempre richiesta tramite l'indirizzo, quello là, l'indirizzo che vi ho detto, o napoli2@anif.net, oppure su seminari.campania@anif.net. Questo perché, per un semplice motivo, perché le slide sono state preparate dai collaboratori, da noi stessi, quindi dobbiamo. Non possono essere divulgate, voglio dire, non è che ci sia materiale Senta, particolare, però voglio io dire. non lo so se per lei è semplice in questo momento, è una cosa che le fa perdere tempo. Provo a chiederglielo. Io purtroppo mi sono dovuta allontanare qualche minuto, mi manca, non ho visto la slide proprio iniziale di quando lei ha cominciato a parlare del bilancio delle competenze. Sì, no, allora non è che non abbiamo fatto altro che prendere quello che di cui parla l'INDIRE, quindi il Ah, bilancio ok. delle competenze che viene richiesto, io ripeto, lo ripeto di nuovo, il bilancio delle competenze viene richiesto per una semplice, cioè per chiarirvi un attimo la situazione, il bilancio delle competenze, immaginatevi come se qualcuno venisse da voi, ma voi non conoscete questa persona, o meglio, viene a lavorare da voi e questa persona voi non sapete effettivamente, sì, sul suo curriculum porta varie cose, però effettivamente voi non sapete di preciso cosa sa fare all'interno di una, chiamiamola di un'industria, di una fabbrica. Quindi io mi vengo a presentare, porto il curriculum, va bene, ci sta, però effettivamente. Prendiamo i tre capi, quindi cosa so fare, cosa mi piacerebbe fare, ma non lo so fare. Certo. Secondo, so fare delle cose, però non sono proprio padrone. Terzo, io sono bravo a fare questo, sono padrone e posso anche insegnare queste cose. Queste cose, nel momento in cui una scuola conosce queste cose qua, un comitato di valutazione, parlo di dirigente, tutor, può costruire un percorso. Sto parlando, attenzione, di istituzioni scolastiche che lavorano bene, ovviamente, non istituzioni scolastiche che dicono sì, fai l'anno di prova, ok, questo è il tuo tutor, non lo vedete mai, non gli chiedete mai consigli, non c'è uno scambio di idee, perché se no là è inutile che stiamo parlando, ma diventa un'attività talmente povera ed effimera che non vi porterà nemmeno. Vedrete che se lavorate bene nell'anno di prova, e intendo svolgete tutto ciò che è scritto nella circolare ministeriale, nel momento in cui voi farete il colloquio finale, quindi la presentazione di questa esperienza, perché effettivamente alla fine è un'esperienza, vedrete che vi sentirete gratificati, pure coloro che già insegnano, paradossalmente provano anche a livello emotivo qualcosa, cosa che invece chi non riesce a fare questo percorso in maniera corretta, credetemi, diventa anche forse noioso e duro, un po' come parlare a un computer. Ed è la stessa cosa, guardate, se si riesce a fare l'anno di prova fatto bene, tutto diventa anche più facile, anche motivante pure per il resto. E come vi ho detto prima, quando vedrete, girerete
un pochettino il vostro volto dietro e vedete le cose che avete fatto gli anni l'anno precedente, capirete che già ci sono stati, io mi auguro, in meglio, dei miglioramenti, perché è così, guardate, la situazione è questa, non è che cambia. E purtroppo poi nel momento in cui si fa in modo sbagliato è inutile dire. Quindi questo è il bilancio delle competenze. Passiamo un attimo proprio alla circolare. Mi dispiace, ma non riesco ad ingrandirlo di più. Voglio dire, la circolare, questa qua, quella che vi ho detto io, abbiamo detto che era la circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, praticamente prevedeva quest'anno di formazione e prevedeva i famosi poli formativi. Abbiamo detto che laboratori formativi, queste sono le vere e proprie novità che hanno apportato, diciamo, da un po' di anni a questa parte. Il percorso di formazione. Ovviamente i poli formativi, abbiamo detto, sono 28 i poli. Io parlo della Campania, attenzione, perché la nostra, almeno la regione, poi se c'è qualcuno ovviamente che si trova in altra regione, là non so. Abbiamo una scuola polo e la fruizione a distanza di 18 ore complessive. Abbiamo una 18 ore complessive di formazione e restituzione finale. Adesso vi fa vedere come è strutturato il percorso. Si ha un incontro iniziale, si hanno 12 ore di laboratori formativi, una formazione online in dire che abbiamo visto prima e il peer-to-peer. Che cos'è il peer-to-peer, questo termine inglese? Perché ormai ovviamente didattica digitale integrata vuol dire parlare inglese in tutto e per tutto. Il peer-to-peer non è altro che veramente la vera e propria attività in presenza, cioè la mia attività in presenza e come si dice, l'attività in presenza e anche ovviamente la valutazione del mio tutor, quindi l'osservazione che fa il tutor. Un bravo tutor deve osservare. Un bravo tutor che deve fare? Deve essere una persona che praticamente non solo mi guida, ma mi riesce a dare dei consigli. E la guida, il bravo tutor, non deve dire cosa fare, ma deve osservare e cercare di percepire il momento di difficoltà del docente che ha messo in ruolo, perché è là che ti può aiutare. Ovviamente poi dopo c'è un incontro finale di valutazione. Allora, nel corso, allora come funziona? Abbiamo un percorso laboratoriale di 12 ore. Abbiamo detto che il laboratorio tematico può avere una durata flessibile di 3, 4 o 6 ore. Ora, comprende varie tematiche e adesso, nel caso nostro, questi, per quanto riguarda, vengono trovati 28 poli, diciamo, sono delle scuole che praticamente ricercate dal MIUR, dall'Ufficio Scolastico Regionale, ai quali viene affidato praticamente il compito di creare questi laboratori. Le tematiche di quest'anno sono le varie, se volete ve ne dico giusto alcune: competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale, quindi il coding, gestione della classe e problematiche sociali, competenze relative alle metodologie, quindi come vedete si parla di metodologie, quindi la didattica digitale integrata, nuove risorse digitali, didattica digitale e programmazione e coding. Come vedete quest'anno la fa da padrone che cosa? L'attività della didattica digitale, quindi la DAD, per ovvi motivi, per cui gli approfondimenti devono essere ovviamente su questo. Ora, ci saranno, dei webinar live che faranno loro, e abbiamo visto che alle volte i webinar si accavallano. E abbiamo anche, vediamo un attimo, ecco, le scuole di servizio inviteranno i docenti neoassunti, e questo riguarda, perciò vi ho detto quello che vi avevo detto prima di guardare ovviamente alla vostra scuola, quindi vedere tutte le circolari della
riguardo appunto la vostra situazione di neomessi in ruolo che vengono fatte nelle scuole, perché le scuole appunto invitano i docenti a collegarsi alla piattaforma tematica dedicata, nel caso nostro è campania.docesnet.it, e seguire quindi le istruzioni per scegliere l'offerta relativa ai propri bisogni, cioè ai bisogni individuali. Allora, se io voglio approfondire quel campo, sceglierò quello. Voglio approfondire un altro campo, ne sceglierò un altro. I docenti che sono al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo inferiore, cospetta il ruolo, allora avrete una proroga del... Questo già ne abbiamo parlato, quindi l'iscrizione, ecco, questo è importante, ai poli formativi dovrà essere effettuata dall'11 novembre al 16 novembre, salvo proroghe. Attenzione, salvo proroghe. Va bene? Allora, vabbè, qua vi dice tutto come fare, ma io presumo che già abbiate fatto questa situazione. Allora, adesso io continuerei un attimo, siccome si salta da una parte a un'altra per ovvi motivi, perché ci sono vari anni, quindi c'è l'INDIRE e poi ci sono altri ambiti. Ora, per continuare in base alla scaletta che avevamo visto prima, continuiamo e prendiamo un attimo. Allora, sospendiamo la condivisione. Questa è stata convertita in legge, quindi nel 2019 è stato previsto che a decorrere, lo leggiamo un attimo, dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2021, cioè quelle che ci interessano, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato o in altro ruolo classi di concorso soltanto dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salvo, cioè quegli 1 più 4, fatte salvo le situazioni sopravvenute da esubero o soprannumero. Attenzione, abbiamo delle eccezioni. L'unica eccezione riguarda il personale disabile o che presta assistenza a congiunti disabili gravi, purché le condizioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all'inserimento delle GAE. Signori miei, queste sono le situazioni. Il sacrificio imposto, ecco quello che vi ho detto prima, imposto ai neoassunti, appare in verità eccessivamente gravoso, ma io questo già ve l'ho detto. Solo se si pensi che detti docenti non solo non potranno chiedere il trasferimento o il passaggio di carta del ruolo, ma... scusate, un attimo solo, ma non potranno chiedere il trasferimento, ma non potranno nemmeno presentare domanda di assegnazione provvisoria e quindi non potranno essere destinatari. Allora, dov'è che ci sono? Vediamo un attimo anche altre cose. Per chi è stato assunto su posto di sostegno obbligato a permanere per 5 anni scolastici, perché il sostegno ovviamente è un altro discorso a parte, il sostegno proprio per garantire la continuità all'alunno diversamente abile, quindi ovviamente ti obbligano per questo caso. Il problema è un altro. L'ANIEF è convinta, come ho detto prima, dell'illegittimità di questo benedetto vincolo quinquennale sul sostegno per chi ha già svolto il servizio sul sostegno prima di nomina in ruolo, e anche qui noi abbiamo fatto dei ricorsi. Allora, vediamo un attimo, va bene, queste sono, non so se possono interessarvi. Voglio vedere un attimo di trovarvi. Preparazione lezioni. Allora, vi chiedo solo una cosa perché sennò diventa difficile anche per me. Vediamo un attimo. Allora, in breve, questi sono gli adempimenti, quelli che quando diventerete docenti, le attività vostre in base alla vostra
classe di concorso alle scuole dove insegnate sono queste qua, 25 ore per l'infanzia, 22 l'elementare più le programmazioni, le 18 per la secondaria, e le ore di insegnamento devono essere distribuite in non meno di 5 giornate settimanali. Allora, per le altre domande, anche per il vincolo quinquennale, un attimo solo vedo se trovo un file che avevo conservato, però se mi scrivete su quei due indirizzi, sempre all'attenzione docenti neo immessi in ruolo, se mi scrivete su quegli indirizzi, io magari vi posso rispondere meglio perché ovviamente adesso stiamo sforando e quindi Li puoi rispondo. riprendere per favore i due indirizzi? Se li scrivo, vi scrivo tutti gli indirizzi ai quali scrivere. Un attimo solo, così ve li scrivo in chat. Un attimo, prima. All'attenzione di chi non ha capito, Allora, no, all'attenzione di chi non ha aspettate, capito. aspettate. No, mi serve. Allora, siccome su Napoli 2 @anief.net ci arrivano le domande di tutti quanti iscritti e non iscritti, ovviamente a me quello che mi interessa è mi dovreste mettere. Io vi do. Allora, io ho un indirizzo mio che è questo qua. Se mi volete iscrivere qua, così fate prima. anief.net. Questo è il mio. Questo è il mio proprio. Poi ci sono questi altri indirizzi. Ve li sto scrivendo e così ve li copiate. E poi seminari.campania@anief.net. Ecco qua. In modo che così. Questi sono i trendy, quello là, quello è il mio personale, quindi se mi scrivete là io so che siete, che avete fatto il corso e quindi vi posso così descrivere in modo magari tutte le problematiche perché adesso sarebbe quello perché adesso sarebbe quello, Scusa, non li vedo scritti, dove sono? ripeto. Non vedo. Dove stanno? Scusa. E l'ho messi sulla chat. Dove li hai scritti? E l'ho messi sulla chat, riesci a Non vedere va. chat? Chat, riesci a vedere chat? Sì, non Allora adesso riesco li a vedere, rivedo, scritto allora qua. Ho adesso li rivedo, però scritto dovete pure, quindi chiudere non il lo so microfono, cosa sia. però dovete chiudere il microfono. Allora, il primo è Stefano.tupone con la T-T-U-P-O-N. Tupone@anief.net, che è quello mio privato. Quindi Stefano.tupone@anief.net. Il secondo è Napoli2@anief.net. Il terzo è seminari.campania@anief.net. Seminari Campania, là chiedete l'attestato, se lo volete. Allora, questa un attimo, non è altro che veramente la vera e propria attività in presenza. Cioè, la mia attività in presenza e come si dice, l'attività in presenza e anche ovviamente la valutazione del mio tutor, quindi l'osservazione che fa il tutor. Un bravo tutor deve osservare. Un bravo tutor che deve fare? Deve essere una persona che praticamente non solo mi guida, ma mi riesce a dare dei consigli. E la guida, il bravo tutor, non deve dire cosa fare, ma deve osservare e cercare di percepire il momento di difficoltà del docente che ha messo in ruolo, perché è là che ti può aiutare. Ovviamente poi dopo c'è un incontro finale di valutazione. Allora, nel corso, allora, come funziona? Abbiamo un percorso laboratoriale di 12 ore. Abbiamo detto che il laboratorio tematico può avere una durata flessibile di 3, 4 o 6 ore. Ora, comprende varie tematiche e adesso, nel caso nostro, questi, per quanto riguarda, vengono trovati 28 poli, diciamo, sono delle scuole che praticamente vengono ricercate dal MIUR, dall'ufficio scolastico regionale, ai quali viene affidato praticamente il compito di creare questi laboratori.
Le tematiche di quest'anno sono le varie. Se volete ve ne dico giusto alcune. Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale, quindi il coding, gestione della classe e problematiche sociali, competenze relative alle metodologie, quindi come vedete si parla di metodologie, quindi la didattica digitale integrata, nuove risorse digitali, didattica digitale e programmazione e coding. Come vedete quest'anno la fa da padrone che cosa? L'attività della didattica digitale, quindi la DAD, per ovvi motivi, per cui gli approfondimenti devono essere ovviamente su questo. Ora ci saranno, vabbè, dei webinar live che faranno loro, e abbiamo visto che alle volte i webinar si accavallano, e abbiamo anche, vediamo un attimo, ecco, le scuole di servizio inviteranno i docenti neoassunti, e questo riguarda, perciò vi ho detto quello che vi avevo detto prima, di guardare ovviamente alla vostra scuola, quindi vedere tutte le circolari riguardo appunto la vostra situazione di neoammessi in ruolo che vengono fatte nelle scuole, perché le scuole appunto invitano i docenti a collegarsi alla piattaforma tematica dedicata. Nel caso nostro è campania.docesnet.it e seguire quindi le istruzioni per scegliere l'offerta relativa ai propri bisogni, cioè ai bisogni individuali. Allora, se io voglio approfondire quel campo, sceglierò quello. Voglio approfondire un altro campo, ne sceglierò un altro. I docenti che sono al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo inferiore, cospetta il ruolo, allora avrete una proroga del, questo già ne abbiamo parlato, quindi l'iscrizione, ecco, questo è importante, ai poli formativi dovrà essere effettuata dall'11 novembre al 16 novembre, salvo proroghe, attenzione, salvo proroghe, va bene? Allora, vabbè, qua vi dice tutto come fare, ma io presumo che già abbiate fatto questa situazione. Allora, adesso io continuerei un attimo, siccome si salta da una parte a un'altra per ovvi motivi, perché ci sono vari anni, quindi c'è l'INDIRE e poi ci sono altri ambiti. Ora, per essere per continuare in base alla scaletta che avevamo visto prima, continuiamo e prendiamo un attimo. Allora, sospendiamo la condivisione e prendiamo. Allora, volevo un attimo parlarvi velocemente del peer-to-peer, anche se il peer-to-peer non è altro che, abbiamo detto, condividiamo, il peer-to-peer non è altro che l'attività che svolgiamo quindi a stretto contatto con la classe. E vi faccio vedere. Allora, che cosa io vado, cosa si va ad osservare? La preparazione in una lezione, cioè come io preparo un progetto scritto, la scelta dei contenuti, i materiali, tutto ciò che posso utilizzare, quindi dai software, le applicazioni, quello che trovo in internet, la metodologia che io ovviamente vado ad usare e la durata, cioè quanto deve durare. Gestione della lezione del gruppo, cioè come svolgo la lezione, quali sono i tempi, utilizzo degli strumenti per dire digitali, coinvolgo gli studenti, come li coinvolgo, quali capacità ho nel coinvolgere, poi vado a verificare ovviamente i risultati di questa attività, ne abbiamo già parlato prima ampiamente. Ora, dominio relativo alla comunicazione e relazione, il linguaggio adeguato all'età degli alunni, spesso e volentieri dobbiamo cambiare un linguaggio rispetto a in base a chi, alla persona che ci troviamo
davanti con la quale parliamo. Sono chiaro nella spiegazione? Utilizzo troppi termini tecnici? Oppure riesco a farmi capire? Quando io do un compito, e questo è importante soprattutto per il docente, quando io do un compito, sono bravo nel comunicare il compito, e la consegna. Oggi si parla di consegna, non di compito. E le indicazioni per poter svolgere quel compito, io sono bravo a farle comprendere al gruppo classe, riesco a gestire gli spazi, questo è anche importante. Ora, tutte queste cose le troviamo ovviamente nell'attività del peer-to-peer. Anche questo è inutile che io inizio a parlare a lungo, perché la cosa importante che voglio far capire è il tutor. Fondamentale, dovete assolutamente pretendere, e ve lo dico questo non smetterò mai di dirvelo come deve essere un modus operandi vostro, cioè quello di rompere le scatole al tutor, perché il tutor vi deve dare, non dico le istruzioni. O meglio, vi deve veramente accompagnare nel percorso di formazione, perché il tutor deve essere un facilitatore del processo di formazione. E credetemi, ce dovete cercare assolutamente, assolutamente di avere una corrispondenza col tutor, dovete chiacchierare col tutor, ma nel vero senso della parola, dovete mostrare le vostre difficoltà al tutor, perché il tutor è stato in precedenza anch'esso una persona che ha avuto formazione. Poi, come abbiamo visto prima, anche la collega prima ci ha detto che era stata praticamente tutor al suo primo anno dopo l'anno di prova. E signori, ovviamente chi ha più esperienza più può insegnare, inutile dirlo, no? Ma questo mi pare ovvio perché. Però il tutor è fondamentale, nel senso che col tutor dovete fare anche poi la relazione, la discussione, deve essere veramente un percorso partecipato, altrimenti diventa un percorso addirittura effimero, cioè un percorso che serve e non serve se non dal punto di vista burocratico. Allora, adesso vediamo un attimo, volevo continuare, riprendiamo con le slide di prima. Anche perché manca solo mezz'ora, purtroppo, guardate, è un discorso talmente ampio da trattare in 2 ore è molto poco. Ovviamente ognuno di voi credo che ha delle proprie problematiche riguardo questo, io perciò vi esorto appunto a scriverci su quei due indirizzi che vi ho dato, proprio perché così possiamo trattare e rispondervi in modo più adeguato. Perché giustamente ognuno di voi ha le sue esigenze. Allora, vediamo un attimo, vediamo per cercare di darvi un'informazione. Allora, ecco qua, questo è importante. Allora, ritorniamo alle slide che avevamo prima. Un attimo solo che condivido, ecco qua. Va bene, dai, non va niente, mettila sopra, no, non ti Ecco, preoccupare, dove ti metti? per favore l'audio gentilmente. Grazie. Allora. Vediamo se va. Ok. Allora, abbiamo parlato, allora, abbiamo detto che tutto questo percorso praticamente deve essere poi Ma sotto. parla con la scienza, Luca. Per No, favore, forse. l'audio, se non posso parlare. Chiudete l'audio. Raffaella Collaro, per favore, se può chiudere l'audio perché se no non. Niente, non. Ok, grazie. Allora, veniamo a noi. Ecco qua. Allora, tutto questo percorso che noi andiamo a fare, ovviamente, deve essere poi valutato da qualcuno, perché abbiamo detto che l'anno di prova può essere
può avere un buon fine oppure può anche non avere una buona fine, nel senso che vieni rimandato un po' come si faceva, si faceva anni addietro, no? Allora, il personale docente educativo, abbiamo detto, è sottoposto ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, però deve sentire il parere del comitato di valutazione sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. Perciò ribadisco, il tutor, oltre ad aiutarvi, ovviamente è il tramite fra voi e la dirigenza. Molto spesso capita che avete problemi nel reperire alcune normative. Va bene? Come si possono reperire delle normative? O scrivete al vostro sindacato, quindi noi siamo ben lieti di potervi accontentare, oppure potete, se vi trovate a scuola, chiederlo al dirigente. Ovviamente chi è nel momento, chi è il vostro tramite fra voi e il dirigente nell'anno di prova è il vostro tutor, quindi è il tutor, perché il tutor avrà bisogno anch'esso di avere delle indicazioni da parte del dirigente e ovviamente del comitato di valutazione. Guardate che il comitato di valutazione ottempererà al suo ruolo in base anche a delle normative. Quindi il tutor che ne fa parte ovviamente avrà anche la sua importanza, anche perché poi vi accompagna lungo tutto il percorso formativo. Attenzione, il parere del comitato di valutazione è obbligatorio, ma non vincolante per il DS, che può discostarsene con provvedimento motivato. Molto spesso, cioè, ovviamente è una cosa che non viene fatta mai perché è difficile che ci sia, però qualcuno è capitato, però capite bene che poi il dirigente scolastico dopo deve scrivere una relazione, deve fare, diciamo, non è facile. Non è facile discostarsi dal parere del comitato di valutazione, perché diventa sempre poi diciamo che il comitato di valutazione ovviamente gode della fiducia del preside. Quindi se il preside si mette contro il comitato di valutazione, i due organi iniziano a cozzare e quindi avere problemi poi dopo, proprio per la valutazione del docente. Allora, i criteri di valutazione. Allora, vi dico subito una cosa, per chi non avesse assistito, cioè per chi non ha mai fatto l'anno appunto di valutazione e poi appunto il finale, quindi questo benedetto momento in cui noi andiamo a dire la nostra esperienza, poi vi trovate di fronte al dirigente e poi a tre persone, tre, quattro persone, che quello è il comitato di valutazione, compreso il vostro tutor. Quindi vi sentirete un po' esaminati, tra virgolette, e vediamo che cosa vanno a carpire da questo docente che deve essere valutato, quali informazioni. Allora, le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche. Oggi abbiamo detto che i dirigenti scolastici, il comitato di valutazione, hanno degli strumenti in più, le piattaforme che voi andate a compilare, cioè che andate a riempire quelle piattaforme che abbiamo visto, quindi tutti i vostri elaborati, tutte le cose vanno a finire ovviamente nelle piattaforme ed anche alcune scuole, alcuni istituti hanno delle piattaforme interne per i neoassunti in ruolo nelle quali fanno confluire tutti i lavori, tutte le relazioni, eccetera, eccetera. Poi cosa vanno a vedere? Vanno le competenze relazionali, organizzative e gestionali e ovviamente l'osservanza dei doveri connessi alla funzione docente. Quindi, come si è comportato questo docente? Sapeva insegnare, o meglio, sapeva trasmettere il sapere, come lo faceva, in che modo lo faceva, si sa relazionare, è un docente che sa entrare in classe, sa gestire la classe. Tutti questi aspetti vengono tenuti in considerazione per la valutazione. Ovviamente la partecipazione alle attività formative e il raggiungimento degli obiettivi degli stessi previsti. Quali sono gli obiettivi? Attenzione, non facciamoci prendere dal panico se non siamo riusciti a raggiungere un obiettivo.
L'obiettivo è qualcosa di temporale, ma non nel senso, io devo raggiungere quel quorum di 120 ore in classe, sì, di 120 giorni in classe, scusatemi, mi sto impappinando un attimo, l'obiettivo è solo temporale, quello che vi voglio far comprendere, non è se ho raggiunto o meno un obiettivo, cioè mi ero prefisso che un alunno doveva imparare, o meglio, un gruppo di alunni in base alle mie metodologie di insegnamento doveva imparare questo determinato capitolo da pagina a pagina. No, non è quello. Non sono io gli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi da raggiungere sono ben altri. Sono la partecipazione attiva alla scuola, quindi a tutti, anche agli organi collegiali, a tutti alla partecipazione agli organi collegiali, come io sono, come mi sono relazionato. Quindi sono tutti questi aspetti. Quindi non dovete assolutamente impaurirvi per quali chissà quali obiettivi dovete raggiungere. È un percorso che, se fatto, ripeto, con un tutor che veramente fa il tutor, è talmente facile eppure bello. Allora, va bene, questo riguarda invece per i famosi FIT di cui abbiamo parlato, che ripetono l'anno di prova. L'esame di valutazione finale consiste in un colloquio sulle attività svolte. Ma questo mi sembra ovvio, la commissione è la stessa per tutti gli altri, come abbiamo visto prima, eventualmente integrata dal DS, dai professori universitari o ricercatori che abbiano svolto solo attività nei TFA. Questo riguarda per coloro che hanno fatto TFA e PAS, ovviamente quelli si trovano in un mondo ovviamente anche universitario, per cui si allarga la situazione e quindi vengono ad essere coinvolte anche altre figure. La commissione, vabbè, si parla ovviamente di portafoglio professionale, è inutile più parlare di relazioni o robe varie, ma di portafoglio professionale. Cioè, che significa? Effettivamente, vedete, la commissione ai fini della valutazione si avvale della documentazione contenuta nel portafoglio professionale. Cioè, non è più solo una relazione, ma è tutto ciò che io ho fatto, tutto quello che io ho prodotto viene valutato. Ed è quella la cosa bella, perché io riesco a far capire ciò che ho fatto. Quindi, come vi dicevo prima, non mi interessa, questo vale anche per i docenti, per le altre forme di neoimmessi ruolo, perché a me quello che interessa è far capire a chi mi deve valutare che io ho operato nel mondo della scuola. Cioè, io sono stato un soggetto partecipe, e no, partecipe attivo e non passivo. Per cui, nel portafoglio professionale, è come se portassimo una scatola piena di tutto ciò che noi abbiamo collezionato nel corso dell'anno di prova. Il colloquio si svolge tra il termine attività didattica, ovviamente, e la fine dell'anno scolastico. Questo avviene per tutti, proprio perché, appunto, diciamo, quello è il periodo scelto, quindi per quasi tutte le istituzioni scolastiche. Allora, le assenze del candidato, se non motivato da gravi motivi di salute, comporta il mancato superamento del percorso. In caso di assenza motivata, il colloquio deve svolgersi entro il 30 giugno dell'anno successivo. A tal fine viene accantonato un posto utile per le immissioni in ruolo nell'ambito territoriale, ma questo riguarda sempre il FIT. In caso di esito positivo, l'immissione in ruolo decorre sempre dal 1 settembre dell'anno successivo al completamento del percorso. Cosa accade in caso di valutazione negativa del periodo di prova? Questo vale per tutti. Ripetiamo, in caso di valutazione negativa, e vi ripeto, ahimè, ci sono alcuni casi che sono successi, nel periodo di valutazione negativa, il periodo di formazione di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione di prova non rinnovabile. In caso, cosa accade? In caso di valutazione negativa del secondo periodo di prova, il docente viene dispensato dal servizio. Se già in ruolo in altra classe di concorso, vi ritorna. Attenzione,
questo dispensato dal servizio significa che praticamente tu non la superi. Quindi, come vi dico che è un percorso utile perché serve per poter avere un'esperienza in più e valutare anche i nostri punti deboli e quindi rafforzarli in futuro, però allo stesso tempo vi devo dire di prenderla in maniera anche seria perché ci sono stati dei casi in cui, molto di rado, un secondo anno di prova non sia andata a buon fine. Capita di rado, però è capitato e vieni dispensato dal servizio, che non è una cosa bella. Allora, adesso veniamo alla documentazione. Quando il personale docente, quando viene nominato in ruolo, dopo che sottoscrive il famoso contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve avere alcuni adempimenti obbligatori. Quali sono? Deve dimostrare il possesso, ovviamente, dell'accesso all'impiego. Perché? Cosa significa? Significa che cosa deve fare? È importante. Deve far capire che i titoli, e vi dico una cretina, abilitazioni, lauree, eccetera, eccetera, devono essere consegnate in segreteria perché devono essere, ovviamente, devono accertare che quel docente non dica delle falsità. Quindi io dico che sono laureato in inglese, in realtà non lo sono, ma lingua inglese, in realtà però mi spaccio per insegnante di inglese. Ed è capitato anche questo, che molto spesso anche ai fini di punteggi interni qualcuno aveva delle documentazioni che poi non erano riconosciute, per essere buoni, diciamo non erano riconosciute. Alcuni casi erano proprio inventate. Poi abbiamo quelli facoltativi, però attenzione, i facoltativi sono molto importanti perché lo vedrete dopo. Quando si entra di ruolo, uno pensa che è finito, siamo diventati di ruolo, siamo delle star ormai, ahimè, lo stipendio non è quello che speravamo, però comunque ci siamo tolti un peso avanti, abbiamo il posto fisso, eccetera, eccetera. In realtà iniziano altri problemi, sono quei problemi relativi poi alla carriera, ai riconoscimenti veri e propri di tutta una vita che abbiamo passato nella formazione e che poi all'atto della nomina e ruolo iniziano a raffiorare, cioè sono quei problemi che effettivamente ci mettono di fronte proprio al ruolo di docente. Allora, le istanze da produrre per i propri interessi pensionistici, previdenziali e di carriera. Quindi dovrete andare a produrre tutti i documenti riguardo tutti i vostri, ovviamente, le vostre attività precedenti a quelle scolastiche, proprio per i fini pensionistici, previdenziali e per la carriera. Per la carriera intendo ovviamente nel momento in cui gli anni precedenti di ruolo, precedenti al ruolo. Ovviamente se io invece avevo fatto carriera in un altro ambito, in un altro ministero, in un'altra attività, ovviamente quelli non saranno effettivi per la carriera relativa all'istruzione. I documenti obbligatori. I documenti di rito devono dimostrare all'amministrazione il neo immesso in ruolo possiede tutti i requisiti e sono. Devono essere presentati entro 30 giorni. Attenzione, questo è un termine che molto spesso le segreterie non ci pensano, però, ahimè, devono essere presentati perché tutti i vostri documenti poi devono essere caricati nelle vostre cartelle, sia elettroniche che nei vostri faldoni, che vi porterete per tutta la vita lavorativa, che verranno passati da scuola a scuola. E ahimè, se non si trovano delle dichiarazioni di servizio, vi tolgono, oltre che ai soldini, vi tolgono anche dei punteggi in termini di graduatoria interna all'istituto. E quindi se poi dopo ve la giocate con un collega per il posto, per esempio ci sono due insegnanti che insegnano, faccio sempre l'esempio dell'inglese, la lingua inglese, lingua straniera, se uno ha un punteggio maggiore, però magari non è stato segnalato, quello là ovviamente risulta essere in graduatoria di istituto interna, risulta essere il perdente posto qualora la cattedra dovesse venire meno. E quindi state sempre molto attenti a tutto ciò che consegnate e tenete, questo è un consiglio che ve lo do
proprio veramente come uno dei primi consigli, tenete sempre d'occhio la vostra cartella, il vostro faldone delle dichiarazioni e il vostro faldone dove ci sono tutti i vostri documenti. Ogni tanto, soprattutto se cambiate scuola, cercate ovviamente di fare di farlo presente alla scuola dove andrete. Allora, cerchiamo un attimo le dichiarazioni, vabbè, le vostre dichiarazioni di servizio, perché poi voglio un attimo andare. C'era una domanda anche sul vincolo che mi aveva detto una collega. Purtroppo, ripeto, il tempo è senza aver fatto nemmeno una pausa, mancano già 10 minuti. Vabbè. Allora, ricostruzione di carriera. La domanda di ricostruzione di carriera la dovete fare appena voi praticamente di carriera. Serve a determinare la vostra fascia stipendiale. Purtroppo la nostra fascia stipendiale è una fascia rispetto ai nostri colleghi europei, ve l'ho detto, molto bassa, in seguito alla valutazione del servizio pre-ruolo del personale docente. Attenzione, la ricostruzione di carriera avviene solo a domanda, cioè siete voi che dovete farla la domanda. E deve essere presentata subito dopo il periodo di prova. Ovviamente dovrete avere l'esito positivo, perché se no è inutile che ne parliamo. Cade in prescrizione dopo 10 anni, quindi voi entro 10 anni, ovviamente è inutile dirvelo, il giorno dopo che voi avete l'esito, subito andate a rompere le scatole in segreteria per fare o meglio, fate la domanda al dirigente scolastico per la ricostruzione di carriera. I termini di prescrizione, ovviamente ci sono dei casi che scendono a 5 anni, nel caso in cui si debbano percepire degli arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva. La domanda di ricostruzione, come ve l'ho detto, va fatta alla scuola di titolarità o quella di servizio. Va bene? Allora, no, no, no. Allora, leggevo. La domanda la domanda, come mi hai scritto. Allora, mi ha scritto, chiedo scusa, entro quindi il termine il 30 settembre, dopo il superamento dell'anno di prova, dopo che tu hai finito, va di fatta, anche dopo il passaggio di ruolo. Allora, la ricostruzione di carriera, attenzione, è importante, come si dice, è un momento importante, perché voi dovete farvi riconoscere degli anni che avete ovviamente fatto di pre-ruolo. Il problema è questo: io, anche se ho fatto un passaggio di ruolo, ovviamente vado a vedere come è il mio caso. Se già l'ho fatta in precedenza, è inutile, ipoteticamente è inutile che la devo rifare. Però attenzione, andate sempre a rompere le scatole nelle segreterie, perché è importante vedere se voi siete registrati al SID in modo corretto. Il SID è praticamente, in poche parole, dove vanno a confluire tutte le nostre informazioni, tutti gli anni che abbiamo fatto di pre-ruolo, eccetera, eccetera. Ovviamente, appena finisce, un attimo solo, che se no non mi posso, un attimo solo, e poi rispondo. Allora, il servizio di, abbiamo detto, stavo dicendo, ok. Allora, nel momento in cui voi andate a fare la ricostruzione di carriera, ovviamente, perché si fa subito dopo? Perché voi in quel momento, concluso con esito positivo, quindi nel momento in cui vi dicono voi da oggi avete superato l'anno di prova, voi lo dovete fare. Quindi indipendentemente dalla data, voi dovete subito andare dopo non dico il giorno dopo, ma capite che prima lo fate. Prima le segreterie si mettono al lavoro, alla vostra pratica, e prima riceverete, riavrete gli arretrati, perché questo è il motivo per cui si fa la domanda di ricostruzione di carriera, e soprattutto anche per vedere in quale fascia stipendiale si viene assegnati. Va bene? Allora, gli anni alla paritaria. Allora, gli anni alla paritaria, il problema è un po' controverso. ANIEF sta facendo vari ricorsi per questo, perché molto spesso, perciò andiamo un attimo per ordine e poi rispondo. È inutile farvi vedere queste tabelle che ci mortificano praticamente. Queste sono le tabelle che ci mortificano,
e ci fanno capire che i nostri guadagni rispetto a quelli dei docenti che non so se ce l'ho qua in queste slide, ma i nostri colleghi di altre nazioni della comunità europea, non sto parlando di America, dell'America e roba varia, Stati Uniti, ma vi parlo della comunità europea, prendono il doppio. Quelli più tranquilli prendono 500-600 euro in più. Quelli là che sono, mi pare, gli spagnoli, che sono i pezzenti rispetto ai nostri. Alla fine del seminario ci puoi dire qualcosa? Sì, non mi preoccupate, adesso parliamo pure dopo. Non mi preoccupate. Guardate, io posso anche trattenermi un quarto d'ora in più, voglio. Cioè, comunque sono cose interessanti per tutti quanti. Quindi il problema è che ci sarebbe da parlare da qui per altre 5-6 ore. Per quello io auspicavo, ho sempre auspicato di fare questi incontri di persona, perché fatti in presenza riesco anche a comprendere anche le necessità degli altri e poi a essere anche più selettivo. Ahimè, purtroppo avendo tante informazioni devo anche sceglierle quale dare, quindi non è molto facile, diciamo, rispetto al colloquio in presenza. Allora, vediamo un attimo sulla ricostruzione di carriera, brevemente. La 107 del, grazie, la 107 del 2015, che sarebbe la famosa legge che abbiamo visto pure prima, riguardante l'anno di prova, praticamente ha indotto praticamente a delle novità riguardo i termini di presentazione della domanda. Attenzione, adesso rispondiamo anche al collega di prima. La domanda deve essere presentata dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico, mentre sino all'entrata in vigore della detta legge si poteva presentare in qualsiasi momento dell'anno. A partire, e attenzione, dall'anno scolastico, dall'anno scolastico 2017-2018, la domanda di ricostruzione di carriera viene presentata tramite istanze online, come anche la dichiarazione dei servizi. L'utilizzo delle piattaforme tematiche dovrebbe abbreviare i tempi. Allora, cari signori e signore, colleghi, cosa accadeva prima? Questa domanda di ricostruzione carriera, e parlo diciamo, proprio per una mia esperienza. Che accadde? Che tempo addietro, quando sono diventato di ruolo, io parlai nella scuola, la mia scuola di appartenenza, parlai praticamente appunto di questa ricostruzione di carriera e mi dissero: sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare, farla dopo, dopo, dopo. Cos'è accaduto? Cos'è accaduto? Con la digitalizzazione, la pubblica amministrazione ha messo di fronte a un opt-out tutte le segreterie, o meglio, il MIUR ha fatto una bella lettera nella quale venivano, scusatemi il termine, cazziate ed esortate tutte le segreterie a fare. Sì, no, no, non si preoccupi, non si preoccupi. Il vincolo quinquennale. Venivano fatte praticamente, venivano esortate a chiedere ai propri docenti, quindi appartenenti alla scuola. C'è stato questo periodo del 2017-2018 che iniziavano tutte le segreterie a fare circolari, controcircolari, a dire a tutti i docenti, e ti venivano a fermare anche quelli delle segreterie: ma sei andato in segreteria, ma hai fatto la ricostruzione di carriera? Infatti io dicevo: ma come mai che mo vi state interessando? Avevano avuto dal MIUR dai USR ovviamente, una sorta di circolare cazziata, nelle quali esortavano a fare presto e a inoltrare, a inserire tutti i dati dei servizi, tant'è vero che tutti quanti ci chiamavano e io: senti, mi puoi compilare, mi fai vedere se il servizio che ho messo su istanze online, grazie, se su istanze online è stato inserito bene, così. Purtroppo ovviamente hanno dovuto fare una mega corsa, però oggi, ringraziando Dio, riusciamo ad avere una, diciamo che la Si sta un po' il processo, tutta la procedura sta snellendo un po'. Allora, andiamo avanti un attimo,
24. Allora, questo è importante. Un attimo solo e poi dopo parliamo un attimo anche del vincolo. Allora, la normativa vigente riconosce per intero solo i primi 4 anni di servizio di pre-ruolo. Vedete che questa è una cosa talmente già assurda. Voi pensate solo che una legge europea dice che tu sei prestato 3 anni in un'amministrazione, 2 anni in un'amministrazione, devi essere assunto. Voi immaginate che noi non solo facciamo il periodo di prova, non solo facciamo la nostra gavetta, chiamiamola gavetta, quindi persone che come me hanno fatto 7, 8, 9 anni, c'è gente che ha fatto addirittura 13 anni, 14, quindi poi dopo ti dicono, guarda che noi quando vieni assunto ti riconosciamo per intero solo i primi 4 anni di pre-ruolo. La parte eccedente viene riconosciuta ai fini della progressione stipendiale solo nella misura dei 2/3. Così come se ogni anno, ogni 3 anni, immaginate di servizio, avessimo lavorato solo 2. Quindi non solo al danno, ma anche la beffa. In più, gli assunti dal 2000, inoltre, quelli che sono assunti dal 2011 in poi, hanno subito l'eliminazione del primo gradone stipendiale. Immaginate, prima era 0,2 anni. Adesso il gradone è diventato da 0 a 8 anni. Signori, benvenuti nel mondo come si dice, dei professori di ruolo, va? Chiamiamo così, visto che ci beiamo alle volte quando entriamo di ruolo, cioè è finito, siamo diventati di ruolo. Vedete che belle cose che ci hanno combinato. Quindi, prima eravamo 2 anni, adesso siamo diventati da 0 a 8. Quindi, il primo aumento stipendiale. Voi lo avrete quando avete il nono anno di servizio. Secondo voi è una cosa giusta? Non credo. Anief, ringraziando Dio, se ne è accorta di questa cosa tramite i suoi avvocati, perché abbiamo un bel pool di avvocati. Buonasera a tutti quanti quelli che devono lasciare. Per gli altri che rimangono, continuo e parliamo un attimo di queste altre cose. Che è accaduto? Che Anief se ne è accorta di questa situazione e ha fatto gli specifici ricorsi. E non ultimo mi hanno telefonato, sono due tre mi hanno telefonato 2 o 3 persone iscritti nostri che, ringraziando Dio, tramite i nostri avvocati sono riusciti a recuperare un bel gruzzoletto di soldini che, voglio dire, in questo periodo non fanno mai male. Allora, altri documenti facoltativi velocemente: l'adesione al fondo estero, non ve lo posso spiegare qua, ma sapete bene la pensione di oggi ci fa andare. Cioè le pensioni di oggi sono delle pensioni ridicole, se vogliamo, rispetto agli anni che lavoriamo, però ahimè è così, per cui lo Stato ha fondato con un fondo estero, ha creato un fondo estero che ci dà la possibilità di poter implementare il fondo pensionistico, però questa è una scelta che dovete vedere, è una scelta personale. La domanda di computo riscatto ai fini della pensione, il famoso TFR, che potete presentare questo in qualsiasi momento. Un attimo che spieghiamo un attimo anche queste altre cose. Voi scrivete le domande, io me le vedo dopo. Voglio finire un attimo qua. Domanda di ricongiunzione, totalizzazione dei contributi ai fini della pensione. Anche questa in qualsiasi momento. Oggi con la digitalizzazione, tutte queste cose vi devo dire che sono diventate, si sono snellite un po' tutti quei, ripeto, tutte quelle procedure che prima dovevano essere fatte direttamente a uno sportello, quindi dovevi andare là. Oggi, tramite le autodichiarazioni, tramite i modelli già precompilati, che noi dobbiamo solo compilare e poi prestampati, e poi dobbiamo riconsegnare, molto si è snellito. Io quello che vi voglio dire è che noi comunque lottiamo ovviamente per garantire che quel pochi soldi che abbiamo non siano. Buona serata a chi ci lascia. Quei pochi soldi che abbiamo, ovviamente, non ci tolgano anche quello che ci spetta di diritto. Attenzione, perché Anief parla di cose di diritto, cioè non è che noi ci stiamo andando, vogliamo recuperare su delle situazioni fittizie. No, sono cose che ci spettano. Esistono delle leggi, ma ahimè, quando entriamo nel vortice dell'immesso in ruolo, praticamente quindi del docente a tutti gli effetti, ci è quasi come se ci dimenticassimo tutti quegli anni,
nei quali ci andavamo a informare perché eravamo precari, per cui quel solo punto, quel solo giorno in più ci dava l'opportunità di avanzare. E quindi nelle graduatorie iniziamo a perdere la cognizione di tutto questo e quindi poi ci troviamo che perdiamo soldi, perdiamo anche nelle graduatorie interne, perdiamo tante cose. Prima che ci abbandonate, voglio un attimo a tutti quanti ricordarvi che noi abbiamo dei canali nei quali potete seguirci, ed è il canale di Telegram ed è Anief Napoli. Tu andate su Telegram e scrivete Anief Napoli, Anief Benevento, Anief e tutte le province Caserta, quindi Avellino e tutto quanto, e là noi diamo, aggiorniamo tramite i nostri collaboratori, aggiorniamo tutto ciò che fa parte del mondo scuola, quindi tutte le notizie che andiamo ovviamente a reperire documentandoci. E poi abbiamo anche altri canali di Twitter, YouTube, eccetera, eccetera. È importante informarsi, guardate, non lasciate l'informazione perché l'unica cosa che poi ci rende veramente, diventiamo veramente, partecipiamo alla vita sia scolastica, ma anche alla nostra vita personale, cioè quella di gratificazione. Guardate che essere pagati di più, non solo da un punto di vista remunerativo, è una soddisfazione perché abbiamo più potere, ovviamente, per comprare delle situazioni, però possiamo avere anche una situazione di situazione. Buona serata, prego. Possiamo avere anche una situazione anche di, a livello proprio economico, cioè non solo il potere d'acquisto, ma riusciamo poi ad avere anche una cosa che può perdurare, perché è inutile dirvi, se noi abbiamo uno scarto di gradone, quindi aumentiamo di gradone, voi quei soldi là ve li portate per sempre, non è che l'avete solo una volta e poi dopo è finita, quindi recupererete non solo i soldi precedenti, ma avrete anche altre informazioni. Allora, un attimo solo sulla mobilità, vedo un attimo le domande e poi parliamo della mobilità, giusto un pochettino. Allora, vediamo un attimo, vedo un secondo le domande. Allora, facciamo un attimo qua. Ok. Rispondo alle domande, cioè possibile di seguire l'ANIEF a Firenze? Io attualmente non ho fatto ancora nulla né bilancio. Sì, allora Loredana Coppola, c'è la possibilità di, certo, l'ANIEF fa anche alle sedi in tutta Italia, quindi puoi benissimo parlare con i miei colleghi di Firenze che ti potranno indirizzare su tutte le tematiche che io ti ho testé detto e quindi anche su altre cose. Bilancio iniziale scuola, ma sempre perché la scuola non mi ha ancora informata. Bravo. Allora cercate di essere voi ad informarvi presso le scuole, perché le scuole molto spesso, sapete, siccome ci sono delle scadenze, loro lo danno per scontato, sto fatto che voi già sappiate tutte le cose, quindi cercate sempre di rimanere in contatto con le segreterie. La ricostruzione va fatta anche dopo il passaggirulo, già abbiamo risposto. Qua il 30 settembre abbiamo detto si deve fare la ricostruzione subito dopo il passaggio cioè subito dopo l'anno di prova. Valgono anche gli anni della paritaria. Allora, gli anni purtroppo, allora, ci sono tante cose. Io vi invito, vi esorto a vedere tutti i ricorsi che ANIEF fa nella tabella del proprio sito alla voce ricorsi e vedete se ci sono anche delle casistiche vostre per quanto riguardano gli anni della paritaria. Alla fine del seminario ci puoi dire qua, sì, il vincolo quinquennale, va bene. Ok, io ho programmazione, non dimenticare il vincolo quinquennale. Sì, non mi preoccupare, devo andare. Ok, dopo il superamento dell'anno di prova, quanto si deve aspettare per avere il trasferimento? Se si ha la 104 di un familiare, adesso vediamo un attimo qua, devo lasciare. Oltre alla laurea si può anche la specializzazione triennale e purtroppo questo bisogna vedere un attimo per quanto riguarda i riscatti. Quello è un capitolo a parte perché ci sono cose, c'è proprio una tabella da vedere, questo non ti posso rispondere subito. Certo,
Certo, che si riscatta, il titolo per cui tu sei entrato di ruolo, cioè quello là che ti ha permesso di entrare di ruolo. Vediamo un attimo ancora. Missione, colloquio, ok. Vediamo, vincolo quinquennale, no, docente di passaggio, quanti anni deve rimanere nella scuola? Grazie di tutto. Buona. Allora, adesso parliamo velocemente. Allora, ecco qua. Allora, la mobilità. Attualmente la normativa prevede i seguenti vincoli, attenzione. Gli assunti da primaria, GMR, infanzia, sono soggetti al vincolo triennale nella provincia. Potrebbe dunque essere possibile muoversi quantomeno all'interno della provincia. Però queste sono tutte cose da verificare. Ora vediamo un attimo qua, gli assunti GMR grado sono soggetti a vincolo quinquennale anno di arrivo più altri 4 di permanenza nella scuola di assunzione in ruolo. Sono esonerati dal vincolo i docenti in esubero e quelli che assistono persone disabili, solo però in caso di disabilità sopravvenuta successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Va bene? Questo riguarda queste categorie qua. Allora, il problema del vincolo quinquennale, e questo dopo vediamo un attimo pure un altro file, anche perché il vincolo quinquennale, purtroppo, signori miei, chiunque è stato ha avuto l'immissione in ruolo, purtroppo è soggetto a questo vincolo. Noi abbiamo, scusatemi un attimo, noi abbiamo come ANIEF ci stiamo battendo per toglierlo proprio il vincolo, cioè nemmeno quello triennale. Noi non, assolutamente il vincolo non deve esistere perché il vincolo divide le famiglie in alcuni casi, come tante persone che ci si trovano al nord e hanno le famiglie qui in Campania e che ahimè qualcuno non riuscirà a scendere nemmeno. Per le festività, quindi capite che è una situazione davvero difficile. Poi tu, Stato, parli tanto del fatto che non ci si deve la mobilità, non deve avvenire mobilità tra comune e comune. Un attimo solo che rispondo. Tra comune e comune, e poi mi vieni a dire che però una persona può andarsene a fare un lavoro a migliaia di chilometri. A 1.000 km di distanza, 800, 900, quanti siano. Queste sono ovviamente delle situazioni difficili che crea lo Stato e non se ne rende conto. Quindi ANIEF si sta, e ve lo abbiamo fatto vari emendamenti, abbiamo proposto vari emendamenti per togliere questo benedetto vincolo quinquennale. Speriamo che quando ci sarà il prossimo, firmeremo il prossimo contratto e quindi con la mobilità. Cercheremo di toglierla proprio da mezzo perché è una cosa assurda nel momento in cui ci sono anche i posti, perché gran parte di posti sono L'appuntamento. assolutamente. Sì, allora, è già invece previsto nel contratto di mobilità, attenzione, le date 2019-2022, che coloro che chiedono e ottengono trasferimento su scuola indicata, quindi con preferenza puntuale e non su quella sintetica. Attenzione, se io indico una determinata scuola, saranno vincolati alla permanenza nel nuovo istituto per i successivi 3 anni. Ricordiamo che la mobilità professionale, passaggi di cattedra e di ruolo è riservata al personale docente in possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta e che abbia superato l'anno di prova e nel ruolo di provenienza. Ora, vediamo che dice il vincolo quinquennale per i neo immessi in ruolo dal 2020-21. Cari colleghi, un saluto da Mimmo Cozzolino, collaboratore dell'ANIEF, il sindacato che mi piace definirlo della scuola e per la scuola. Il Ministero, per la prima volta, ha prodotto un contratto nuovo che l'ANIEF ha firmato per la didattica digitale. L'ANIEF ha dichiarato nella persona del suo presidente Marcello Pacifico che l'incremento dei contagi
ha portato a un aumento della didattica a distanza, per attuare la quale ora c'è un contratto integrativo che in maniera semplice e chiara va a introdurre delle norme sulla didattica a distanza, che permette di soddisfare in primis il diritto all'istruzione dei nostri alunni, ma per la prima volta, perché prima non c'era niente, di soddisfare le esigenze del diritto al lavoro e per la prima volta della disconnessione del personale scolastico. Il presidente dell'ANIEF ha sottolineato che il contratto della didattica digitale integrata dà sicuramente delle certezze, ma la novità essenziale è che rimette la centralità della scuola nelle mani degli organi collegiali. Per la prima volta gli organi collegiali della scuola decideranno gli orari di lezione, i regolamenti, chi ha bisogno di essere dotato di strumenti adeguati, siano essi alunni o docenti, chi ha bisogno di svolgere corsi di formazione e quali corsi di formazione. Gli organi collegiali della scuola, collegio docenti, consiglio d'istituto, riprendono la loro centralità all'interno dell'istituzione scolastica. L'importante di questo contratto integrativo è l'attenzione portata agli alunni disabili. Si è parlato chiaramente della barriera all'integrazione e la barriera all'inclusione che questa situazione pandemica sta creando e del fatto di non farsi trovare impreparati alla ripresa delle normali lezioni. ANIEF ha partecipato e firmato questo contratto, nella convinzione che mai come in questo momento occorre pensare al diritto dell'istruzione, senza però dimenticare mai che c'è un diritto alla vita e alla salute. Ci tengo a precisare che in questo contratto di didattica digitale integrale l'ANIEF continua a battersi per il diritto del personale precario e del personale ATA. Stiamo parlando di docenti e personale ATA che stanno lavorando senza carta docente e senza strumenti adeguati nella sanificazione. Grazie a loro e grazie al loro grande senso dello Stato, anche se a volte lo Stato li ritiene non ancora adeguati. Grazie, un saluto da Mimmo e vi aspettiamo nelle nostre sedi con prenotazione per parlare dei vostri problemi e cercarvi di dare una mano. Arrivederci, alla prossima.